Materiale necessario: cuffie di lattice, mastice o spirit gum, matita nera per occhi, alginate, glicerina o silicone, acqua, cotone, bende gessate. Posizionate sul soggetto la cuffia di lattice. Abbiate cura di fissarla con il mastice lungo il bordo della stessa. Prendete dei riferimenti con la matita nera della posizione, dell'attaccatura dei capelli e delle orecchie. Spalmate su barba, baffi e sopracciglia la glicerina nel verso dei peli. Miscelate le alginate con acqua. Il rapporto deve essere di 1 a 1. Abbiate cura di non lasciare grumi e di rispettare i tempi di asciugatura indicati sulla confezione. Procedete a versare le alginate partendo dalla testa e coprendo le orecchie. Applicatela ora sugli occhi. Proseguite con il collo, il mento e la bocca. Resterà come ultimo il naso, che coprirete con precisione, prestando attenzione che il soggetto riesca a respirare. Se siete alle prime armi, è consigliabile inserire due cannucce nelle narici del soggetto, coprendo prima il naso e poi la bocca. Una volta asciutto, distribuite dei fiocchi di cotone su tutta la parte interessata. Stendete le fasce di gesso. Applicatele con un pennello bagnato, incrociandole fra loro. Una volta asciutto, rimuovete il calco e passate subito alla fase 2. Il calco risulta inutilizzabile dopo poche ore. Fase 2. Materiale necessario: wed o plastilina, alginate, acqua a 27 gradi circa, garze, gesso. Abbiate cura di riempire le imperfezioni con il wed o con altre alginate. Una volta assicurata l'idoneità del calco, versate il gesso con un pennello. Il primo strato deve essere sufficientemente liquido da insinuarsi in tutti i buchi. Quando la superficie si è cristallizzata, applicate le garze e il gesso. Questa operazione va ripetuta fino ad ottenere uno spessore di circa 16 mm. Per rinforzare la struttura, applicate un pezzo di bastone da una parte all'altra del calco e colate il gesso nei punti di congiunzione. Una volta asciutto, rimuovete il calco. Il vostro master è pronto. Fase 3. Materiale necessario: alginate, acqua, cotone, bende gessate. Preparate le alginate con acqua. Procedete a versare l'alginate sul master. Una volta asciutto, distribuite dei fiocchi di cotone su tutta la parte interessata. A questo punto stendete le fasce di gesso. Una volta asciutto, rimuovete il calco e procedete seguendo le istruzioni per realizzare il master. Il secondo positivo serve per modellare le fattezze che vogliamo ottenere.